squadre di calcio si fanno anche vendendo giocatori, incassando soldi. Non è che devi per forza necessariamente avere l'aiuto di qualcuno. Sì, ma io ho detto, allora lo facciamo noi con le nostre forze, utilizzando giocatori di proprietà nostre, che se ne dica in giro, che sono ambiti da parecchie squadre, per cui li possiamo tranquillamente vendere qualche giocatore e risaniamo tutto quello che dobbiamo fare, prendendo giocatori più importanti, potenziando la squadra, senza avere necessità di avere aiuti economici dall'esterno. O l'uno o l'altro. Ma tutti e due in questo caso, perché non è, cioè il socio, voglio dire, un socio è un'altra. Ci siamo? No. Il socio è un'altra cosa. Cioè avere un socio al 50% significa che se si spendono 1 milione, uno ne caccia 500 e l'altro ne caccia 500. Non è così la cosa. Allora, in questo momento noi abbiamo uno sponsor che ha fatto un grande sforzo e noi lo ringraziamo, però è finalizzato a quello per adesso. Poi si vedrà. Per 3 anni. Abbiamo avuto una sponsorizzazione di 3 anni. Legata anche ai risultati. Questa è una cosa molto importante per noi. Legata ai risultati perché quanto più sono i risultati importanti, più cresce questa sponsorizzazione, partendo da una base già significativa che è già molto alta. Se avessimo fatto, che ne so, due soci al 25 e uno al 50, poteva anche succedere che uno non dava soldi e al limite potenziava, che ne so, la squadra, potenziava qualche altra cosa. Ma quando tu perdi la tua autonomia, tutto questo vale, ha un valore sicuramente importante. E questa è stata la cosa che non mi ha convinto, insomma. Non mi ha convinto perché, fra l'altro, lo stesso ingegnere D'Agostino, che io ringrazierò per tutto quello che ha fatto in questi 6 anni, 5 anni per noi. Faccio una parentesi, forse un po' melange, voglio dire. Quando abbiamo finito l'ultima partita, lui stava vicino a me con la moglie e quasi piangevamo insieme. Quindi voglio dire, e l'ho ringraziato in quel momento perché non era un ringraziamento pro forma. Io si ringrazio una persona perché stimo quella persona e gli devo dare riconoscimenti per quello che ha fatto. Quindi questo è innegabile. Quindi i ringraziamenti a tutta la famiglia D'Agostino, a tutto il gruppo dell'ingegnere D'Agostino sono assolutamente, restano gli stessi, non è cambiato assolutamente nulla. Però è normale che quando tu perdi la tua autonomia e che diventi la minoranza, a quel punto non puoi, insomma, accettare di cedere il passo avendo 0 euro, perché questa è la proposta, 0 euro.